Matti Costruzioni. Dal 1958 immobili di pregio in Oltrepò a Pavese e nella Riviera Ligure. Come le nuove ed eleganti palazzine con finiture prestigiose e personalizzabili. Le ville singole e bifamiliari con impianto termico all'avanguardia. La prestigiosa Villa Manila, a pochi metri dal mare di Varazze. Costruzioni in zone centrali e residenziali di pregio, ampio capitolato, massima efficienza energetica ed assistenza del cliente a 360 gradi. Contattaci, ti aspettiamo a Voghera, in via Meucci 5. Buongiorno a tutti, benvenuti a Vox Populi. Anche oggi tre persone fermate in maniera casuale per le vie di Voghera risponderanno alla domanda del giorno. Ogni estate c'è la colonna sonora dell'estate, il tormentone, no? Se le chiedo di pensare a un'estate del passato, c'è una canzone che le viene in mente che la lega particolarmente a un'estate? E se sì, quale? No, adesso farci venire in mente il titolo di quella canzone. Un'estate al mare. No, aspetta, erano quel duo. I Righeira. Bravo, sì, i Righeira. Canzone era forse Vamos alla playa. Vamos alla playa. Cosa le ricorda questa canzone? Quello lì, guardi. Ah, l'uomo alle mie spalle. Mio marito. Così mi pugnala, ha detto. Sì, mio marito. Perché vi siete conosciuti con quella canzone di da colonna sonora. No, ma poi la prima estate insieme al mare ad Arenzano, quindi poi andiamo indietro un po' con gli anni. Imodà. Imodà, quindi una canzone dei Imodà, una in particolare? Arriverà. Come mai sei così affezionata ai Imodà? Perché sono innamorato di Francesco Checco. Quindi questo è un amore non per la sua musica ma per lui. Sì. Ok. Quindi d'estate tu ascolti i Imodà. Sì. Ma a me mi viene in mente il cantante di Bologna che è morto, Lucio Dalla, perché Lucio Dalla era un esempio del divertimento, anche se non lo conoscevamo a livello personale, però lui dava un input straordinario quando lui andava sulle spiagge e anche nei locali all'aperto, no? Dove lui faceva questi piccoli concerti, perché non è che era un cantante che cantava 50 canzoni alla sera, ne cantava 20-30, però era straordinario. E lui, Attenti al lupo, no? Era proprio la canzone dell'estate, quella che dava un maggior divertimento, e poi seguito da altre sue canzoni che erano bellissime, insomma, anche a livello di canzoni napoletane. Un repertorio straordinario. Sì, poi c'era il cantante famoso che poi è morto, Carosone, di Napoli, che era un grandissimo musicista, ma anche un cantante che ti faceva svegliare, ti faceva sentire felice, contento. Tant'è vero, io sono sulle sue orme, perché ogni tanto canto le sue canzoni, no? Ormai sono diventato popolare qui a Voghera, quando canto Tu vuoi fare l'americano, mezza. Le chiedo un accenno a questo punto. Sì, sì. Puerte casone tu, non stai marrete, na capuliella che visiera isate. Passa scampagnana pettulete, come un guappo che te fa guardare. Ritornello. Tu vuoi fare l'americano, americano, americano. Senti a me chi tu fa va, tu vuoi vivere la moda, ma se vive whisky e soda, poi ti senti disturbato. Fantastico, grazie mille.